promessa mantenuta, il nodo al fazzoletto insomma è servito, il Tempio Ossario è riaperto finalmente al pubblico, abbiamo avuto la possibilità più unica che rara di entrare con le nostre telecamere all'interno di questo monumento della memoria in modo da farlo vedere anche a tutti voi, però naturalmente il consiglio è sempre quello, venite a visitarlo, ne vale davvero la pena, venite con noi intanto, entriamo. Siamo all'interno del Tempio Ossario, anche il tono di voce deve essere adeguato a questo luogo. Qui sono custoditi i resti di 5.400 caduti dalla Prima Guerra Mondiale e anche di molte persone che hanno perso la vita nel secondo conflitto globale. Ci sono 4 medaglie d'oro custodite qui all'interno, c'è tutta una storia, c'è tutta una parte della Prima Guerra Mondiale, è un luogo che va visitato, è un luogo al quale bisogna avvicinarsi anche con la giusta predisposizione d'animo. All'interno del Tempio Ossario c'è anche un Savoia, infatti qui sono custodite le spoglie di Umberto di Savoia, conte di Salemi, sua altezza reale, vedete questo sarcofago, anche lui morto di malattia durante la Prima Guerra Mondiale. Nonostante il nome di Tempio Ossario possa far pensare a un monumento laico, in realtà qui siamo in terra consacrata, questa è una chiesa, qui siamo nella cripta dove sono custodite molte altre spoglie di caduti della Prima Guerra Mondiale, qui sono state celebrate messe, funzioni religiose e chissà, un giorno forse si tornerà a dir messa anche in questi luoghi. Il silenzio e la penombra invitano alla riflessione, all'ascolto delle voci di chi, più di 100 anni fa, ha dato la vita per la patria nel tritacarne della Prima Guerra Mondiale. Una visita al Tempio Ossario di Bassano non può essere vincolata alla fretta e ai ritmi frenetici della vita quotidiana e anche noi vogliamo prenderci tutto il tempo che serve per questo reportage davvero fuori dall'ordinario. Vi diamo quindi appuntamento a domani per la seconda parte.